Noi abbiamo iniziato con questa operazione artistica di uccidere gli artisti, quindi all'inizio uccidevamo gli artisti nei quadri, Picasso ucciso dall'amore, varie cose, insomma facevamo questi quadri. E Sacranti, no? poi insomma la nostra cosa è stata quella di, in fondo noi cambiamo spesso progetto, quasi. Come si può dire? Tematica. Cambiamo tematica, soggetti, siamo un po' schizofrenici come Diciamo che da artisti. giovani ci piaceva l'arte, quindi cercavamo di distruggerla, che dipingevamo questi artisti uccisi in vari modi. Poi maturando praticamente abbiamo smesso, Siamo ce lo siamo dimenticati. dimenticati, adesso stiamo cercando varie vie, tante vie. 2 anni abbiamo lavorato più che altro sulla Sicilia, soprattutto sui simboli siciliani, diciamo, con tematiche legate a questo, quindi riti sicani, rivisitazioni di simboli come il carrozzo siciliano. Abbiamo fatto un percorso di riscoperta antropologica del territorio e di noi stessi, però ancora non è finito chiaramente, perché secondo la Sicilia è un posto piccolo ma immenso, che ha tante cose. Quindi continueremo a lavorare, a ricercare tipo quello che ci sta attorno. Lavoriamo nei 10 km per ora, perché c'è talmente tanto tipo, in questo piccolo raggio che stiamo a lavorare qui 20 anni praticamente, solo con le cose che abbiamo. No, noi. Allora, stiamo facendo un sacco di progetti, sempre legati alla Sicilia, che ancora, come ti ripeto, la Sicilia non è così semplice come può sembrare. Innanzitutto un'isola, questo già dovrebbe essere rivalutato da parte di tutta la cittadinanza, perché tipo Palermo non dovrebbe essere considerata una città, bensì un distretto di una città che è la Sicilia. Allora già magari possiamo ragionare a livelli un po' più interessanti. Quindi stiamo lavorando ancora sul territorio e presto faremo dei nuovi progetti. Ho visto che avete lavorato anche con i bambini. Come dire, la nostra arte piace tanto, forse perché insomma è abbastanza semplice quello visivo. I bambini sono stati C'è un bambino che riprende però. è stato veramente bello perché quando abbiamo fatto il carretto, abbiamo fatto questo workshop, quindi noi abbiamo iniziato facendo il workshop col carretto che era tutto bianco e poi mano a mano che lo dipingevamo, loro venivano e quindi vedevano l'evoluzione di questo lavoro, si interessavano. E poi la cosa molto bella è stata che noi abbiamo fatto. Siamo andati a trovarli col carretto. Abbiamo trovato, grazie a un nostro amico, il dottor Monzù, una persona veramente eccezionale, che è un veterinario Sì. di Cinisi. Insomma, i Veterinario, bambini. ma anche artista, perché si interessa di teatro e di arte anche lui. Ci ha messo a disposizione questo asino. Siamo andati, anzi, questa mula, è una mula, no? Era una Era mula. una mula. E siamo Comunque. andati a fare il giro delle scuole, siamo andati a trovarli col carro. Quindi loro hanno visto questo carretto al chiuso, insomma, in questa dimensione, così molto, molto didattica. E poi invece siamo andati a trovarla col mulo, abbiamo fatto il giro della loro scuola, siamo andati La da Cinisi. Terrasini a Cinisi col l'asino, cioè Insomma, i col mulo, insomma. bambini, cioè, come dice Giuseppe, sono sicuramente tipo le persone che apprezzano di più il nostro lavoro perché lo capiscono immediatamente, quindi non c'è bisogno di spiegare niente. Poi noi, diciamo, facciamo un lavoro che è abbastanza comunicativo, non c'è bisogno di leggersi 4 pagine di comunicato stampa per capire che cosa stiamo facendo. Quindi diciamo, siamo un po' artisti più diretti, Ironici e ironici e distaccati. dissacranti, ci dicono. Quindi i bambini sono praticamente il nostro futuro. Già Vabbè, i abbiamo bambini avuto. sono il futuro in generale. Sì, vabbè, chiaramente. Però comunque rispetto al nostro lavoro abbiamo avuto sempre Grande dei riscontri riscontro. incredibili. Non c'era bisogno di dirgli nulla. Invece con i grandi. Ma a Shanghai cosa avete portato di Palermo?
Shanghai abbiamo praticamente continuato il lavoro che stiamo facendo, che è sempre questo lavoro di ricerca antropologica che si chiama Chicane Rising. Praticamente abbiamo costruito una pala da un politico, una pala d'altare come tributo a questi quattro gesuiti quasi sconosciuti che praticamente sono stati in Cina nel 600 e praticamente hanno contribuito tantissimo cioè, all'interscambio culturale. Quindi praticamente abbiamo raccontato questo viaggio, questi personaggi. I cinesi conoscevano molto più di noi praticamente la storia. Praticamente noi abbiamo conosciuto tutti i cinesi, non solo quelli di Shanghai, ma anche quelli delle altre. Quindi abbiamo parlato con tutta la popolazione cinese che ha apprezzato questo lavoro ed erano tutti contenti, quasi tutti Tutti. contenti. No, i cinesi sono come i bambini, hanno capito perfettamente tutte cose. Non ci capiscono solo nel nostro paese, ma lo che vuoi, non si è mai profeti né in patria né in casa propria, come diceva E Ocaccio. quindi la prossima tappa estera quale sarà? La prossima tappa estera, in teoria, dovremmo andare il prossimo anno, a ottobre, dovremmo essere in Giappone, sempre per continuare questo percorso che facevano i gesuiti, perché arrivarono fino in Giappone nel 600. Ormai noi faremo tutto quello che hanno fatto loro, cioè. Sì, se noi siamo Siamo quattro noi. gesuiti praticamente, certo No, 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 io non siamo non. proprio gesuiti, ma siamo No. quattro sacerdoti, chiamiamoci così, sacerdoti è la parola giusta. Faremo dei progetti in Sicilia presto, in posti molto importanti, in luoghi che non sono né gallerie né Menti, a me. ameni all'arte contemporanea classica, canonica. Poi nel frattempo, prima di partire per Shanghai, abbiamo fatto una collettiva lampo all'abbazia di Telema. Non so se conosci Crowley. Aleister Crowley praticamente era un mago inglese che nei primi del Novecento è venuto in Sicilia. Ha fondato una specie di tempio a Cefalù, la famosissima abbazia di Telema, che adesso è un ruderi distrutto. E noi abbiamo fatto una collettiva lì, abbiamo messo dei quadri, cioè è un progetto tutto virtuale perché la mostra non si poteva visitare visto che era una casa privata ed era comunque inagibile. E quindi il lavoro è prettamente su internet, su uno spazio che abbiamo creato. Poi vi mando i link. E Sì, quindi praticamente. ma come mai E poi. questa ispirazione ottimistica e religiosa? Ripetere la domanda. Come mai questa ispirazione così mistica e religiosa? Ma scusami. Perché va di moda, perché va di moda. No, vabbè, ma cosa l'arte se non è sacra che arte è? Cioè, l'arte secondo, almeno dal mio punto di vista, penso che sia anche magari quello del laboratorio, non lo so. Cioè, o fai il decoratore, fai i quadri, fai mobiletti, cose comunque che servono sempre a un'estetica, cioè, familiare quasi. Oppure fai delle cose che interagiscono con tutti gli altri, abbandonando la parte egocentrica dell'artista e dedicandoti a una cosa che è più grande di te. Dovrebbe essere questa l'arte. Poi se metti il letto della tua alcova in una galleria o un cesso in una piramide, magari fai un lavoro artistico, però è difficile ormai.